Natale si avvicina e ho preparato un'altra ricetta di tipo natalizio. È un tronchetto fatto con pasta biscotto e farcito con Nutella, ma la ricetta si presta bene ad essere realizzata anche con una ganache al cioccolato o con della crema di nocciole. Vediamo passo passo come realizzare innanzitutto la pasta biscotto e poi la farcitura e la realizzazione, diciamo, estetica del tronchetto. Seguite il video e scoprite tutto insieme a me. Ecco tutti gli ingredienti per preparare la pasta biscotto da utilizzare per il nostro tronchetto. Sono pochissimi ingredienti, come vedete. Abbiamo bisogno di 4 uova intere, di 75 g di farina 00 e 75 g di fecola di patate mescolati insieme. Poi abbiamo bisogno di 150 g di zucchero, una bustina di vanillina o di zucchero vanigliato, io ho utilizzato una bustina di zucchero vanigliato in questo caso, e un pizzico di sale. In più abbiamo bisogno dell'accessorio mixer o farfalla per poter montare il composto di uova. Quindi vi faccio vedere. La prima cosa è montare l'accessorio mixer nel boccale. Dopo averlo montato, andiamo ad inserire nel boccale le uova, lo zucchero e la vanillina o lo zucchero vanigliato. Chiudiamo il coperchio e diamo le impostazioni. Andremo ad impostare 5 minuti a 37 gradi, velocità 3, e diamo il via. Mentre il nostro robot lavora, andiamo a preriscaldare il forno in modalità statica a 220 gradi. Adesso impostiamo invece 5 minuti a velocità 4 e diamo il via. Nel frattempo abbiamo rivestito la leccarda del forno con un foglio di carta forno. Ho spennellato un pochino i bordi della base con dell'olio per farla aderire in maniera migliore. Alla metà del tempo previsto tolgo il tappo in modo che le uova che si montano possano incorporare un quantitativo sufficiente d'aria da renderle spumose. Ora tolgo il tappo e vi faccio vedere il risultato. Queste sono le nostre uova belle gonfie, adesso andiamo a mettere farina e fecola che stavano insieme nella stessa ciotola e il pizzico di sale. Mettiamo prima il pizzico di sale e poi andiamo a mettere farina e fecola aiutandoci però con un passino. Quindi metto e faccio setacciare piano piano farina e fecola insieme. Dopodiché procedo di nuovo con le impostazioni finali. Le nuove impostazioni saranno velocità 3 per 20 secondi. E diamo il via. Adesso togliamo il composto dal boccale e lo andiamo a trasferire sulla nostra leccarda cercando di spianarlo nella maniera migliore possibile. Così, quando vi sembra che abbia raggiunto una consistenza uniforme, uno spessore uniforme da tutte le parti della leccarda, potete procedere ad infornarlo per 7 minuti circa e non deve cuocere molto. Abbiamo tolto quindi dal forno dopo i 7 minuti la nostra pasta biscotto. Adesso andiamo a diciamo girarla mettendo questa parte sotto utilizzando per aiuto la carta forno. Delicatamente togliamo la carta forno dall'altro lato e facciamo un po' freddare.
A questo punto, quando la pasta è tiepida, andiamo a misurare la larghezza del nostro rettangolo. Dovrebbero essere circa 36 centimetri. Sì, andiamo così a dividerlo in tre parti da 12 centimetri. Facciamo un segno con un coltello. Quindi 12, 12 e 12. E tagliamo tre strisce. Anche qui, così andiamo abbastanza dritti. E adesso andiamo a cospargerle con la Nutella. Infatti ci siamo organizzati con una sacca poche per poter farcire meglio. Quindi, come vi dicevo, con la nostra sacca poche andiamo a farcire il nostro rotolo e poi lo spalmeremo aiutandoci con una spatola. Appena i rotoli sono belli spalmati della nostra Nutella o crema al cioccolato, andiamo ad arrotolarli uno alla volta, in questa maniera. Se si spellano così, non fa niente, lasciate questa parte attaccata alla carta forno. Dopo faremo il rivestimento, quindi non importa se non sono perfetti all'esterno. Quindi questa è la prima parte. Adesso prendiamo il secondo rotolo e lo andiamo a posizionare in questa maniera vicino a quello centrale e continuiamo ad arrotolare. Vedete, le due, diciamo, i due bordi devono combaciare, ma non sovrapporsi. Ok, compattiamo con le mani il nostro tronchetto ed andiamo a stringerlo nella pellicola trasparente in questa maniera. Quindi lo stringiamo, come vi ho detto, nella pellicola trasparente, bello stretto, e lo posizioniamo in frigo per 2 o 3 ore. Dopodiché procediamo alla decorazione dei bordi del rotolo come se fossero la legna di un albero, quindi un tronco. Trascorso il tempo di riposo in frigo, andiamo a togliere la nostra pellicola trasparente. Vediamo che il tronchetto si è ben compattato. Rifiliamo i bordi dall'una e dall'altra parte con un coltello ben affilato. Il tronchetto è pronto per essere decorato sui lati. Usiamo una spatola con la quale spalmiamo uno strato abbastanza consistente di Nutella. Una volta che il nostro tronchetto è stato coperto per tutto il perimetro dalla crema al cioccolato o dalla Nutella, procediamo con una forchetta a fare i graffi simil corteccia. Facciamo tutto intorno. E il tronchetto è pronto con tutte le sue decorazioni. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e se vi è piaciuta vi invito a mettere un like a questo video. Vi invito inoltre ad iscrivervi al canale Cucina con Messier per avere tutte le mie ricette in aggiornamento e subito. E vi invito a partecipare al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia per scambiare ricette con gli altri utenti e anche consigli sui nostri robot da cucina, sia sul Connect che sul Plus. E seguire anche il sito www.messierricette.it. E buon Natale a tutti con i nostri tronchetti!